Ma certo che lei. E diciamo, Esther, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ma tu, bella voce, veramente. Poi il microfono di là. Il Il microfono, tutta microfono. colpa del microfono. Ah, ok. E allora, ma che ci fai a Firenze, Esther? Ma guarda, sono in giro, sono andata a trovare un amico che sta nelle immediate vicinanze, nell'Impruneta, e mi ha appunto portato a mangiare a Firenze il Ah, lampredotto. Madonna, mi avete fatto venire fame, quasi quasi non rimangerei. Con un bel calicino di vino in centro a Firenze, c'è questo piccolo camioncino, no. È molto buono, molto buono. Allora, ricordiamo, per chi non lo sapesse, Esther Gugliotta è una cantante emergente di Roccalumera, sta facendo tanto di canzoni e più tardi poi ci farai ascoltare anche qualche tua canzone. Esther, il tuo sabato del villaggio, che cosa ricordi? Guarda, tantissimi ricordi. Beh, dipende anche dalla stagione, perché facciamo delle differenziazioni. Allora, se penso all'inverno, mi viene in mente il sugo con le polpette e la carne dentro, fatto dalla nonna con una cottura tipo Di di 10 10 ore. ore. Mentre in estate è la cosiddetta pasta al tofurno, cioè che non può mancare in tavola qui in Sicilia. Uovo, melanzane, prosciutto, tutte queste cose praticamente. Sì, praticamente la Chi più leggerezza, ne ha più ne metta, va. perché poi bisogna prepararsi al bagno che viene fatto subito dopo, Certo, quindi giusto. Quindi è questo i sì, tuoi ricordi tu non bevi vino? Sì. assolutamente sì. Vedi Gianluca, Sì. Ma sì, perché aiuta a riscaldare meglio. La voce, diciamo, anche il temperamento, no? Riesci Ci a... si scioglie un Bravo. po'. Bene, allora, parlaci di te, insomma, come ti è nata questa voglia di cantare, se sei anche una cantautrice, quindi questa anche voglia di scrivere un po' le tue Sì, emozioni ho sul testo. iniziato a scrivere, allora in realtà prima ho iniziato a cantare un po' per gioco e poi ho avuto l'opportunità di iniziare a studiare proprio a Roccalumera con un insegnante che si chiamava Rosalba Lazzarotto, che è una jazzista. La conosco personalmente. E ho iniziato a studiare, poi mi sono trasferita perché io studiavo cinema all'università e ho continuato a studiare a Bologna e lì ho conosciuto un'insegnante che si chiama Anna Gambineri, che è lei che mi ha spronata a iniziare a scrivere. E così ho iniziato a fare anche la cantautrice, mi sono ritrovata a scrivere Anche canzoni, testi. sì, e in realtà ho iniziato a scrivere in inglese. Infatti dopo vi faccio sentire un pezzo in inglese. Noi lo ascolteremo. Perché comunque mi piace molto viaggiare, infatti ho vissuto anche in Spagna per un periodo e quindi mi piaceva questa idea che se andavo in un posto almeno se cantavo una canzone mi potevano capire, perché in italiano è magari un po' più limitato all'Italia Sì, ovviamente. sicuramente. Però è anche vero che voglio rimanere qui nel mio bellissimo paese, quindi scrivo in italiano e sto cercando di farmi un po' largo in questi meandri oscuri della discografia italiana. I tuoi contenuti delle canzoni, insomma, Ma guarda, diciamo che cosa vuole far arrivare a chi ascolta Esther Gugliotta? io penso che tutto lo scrivere in generale nasce da un bisogno che comunque chi scrive ha di lasciare un segno, qualcosa di se stessi. E quindi io prendo delle cose che succedono a me, magari nella mia vita, e tento di renderle universali, perché poi la canzone non è più tua una volta che la scrivi e la lasci andare ad ascoltare le persone. E quindi l'importante è trovare quell'universalità in quelle cose che ti capitano perché così la gente possa riconoscersi. E quindi l'amore, l'amicizia, problemi anche forse un po' più Più seri, come può essere la depressione, che non è una cosa di cui si parla molto. Cerco di parlare un po' di tutto questo.